In chiusura, cioè è meglio farlo in apertura, bisogna ringraziare questa famiglia che li ha conservati perché poteva benissimo venderli. Voi sapete che l'asta più importante si batte a Londra, quindi avrebbero questa famiglia sicurissimo venduto facilmente questi gioielli. Invece dobbiamo essere grati a questi autentici calabresi che hanno voluto conservare questi cimeli, e questi cimeli forse proprio per tante iniziative regionali dal punto di vista legislativo forse saranno acquisiti al patrimonio culturale della Calabria. Una parentesi, restando sempre con i piedi a terra, che c'è tanto da fare, il nostro castello, i 10 anni di impostazione che abbiamo dato, gli amici del castello, gli assessori che sono passati, gli assessori che sono, e vincete. Noi sabato, io per esempio mi sono prodigato l'intera giornata, abbiamo avuto quasi 400 visitatori, gli ultimi c'era anche l'assessore Cavallaro, alle 7:20 sono arrivati degli australiani e quindi abbiamo dovuto aprire fino alle 7:10 per poter far visto che avevo detto. Allora i gioielli di Murano, quanti erano? Quali erano, dove sono stati rubati, dove sono stati trafugati, quali gioielli ha preso il 30 capelli, quasi. Allora praticamente noi abbiamo voluto ricostruire la spedizione di Murano. È difficile rispondere a tutte queste interrogative, ma vogliamo assolutamente entrare nel merito, non vogliamo assolutamente entrare nel merito, cosa che potrebbe risultare alquanto azzardata. Vi prego di scusarmi perché sono in mano al dentista io questi giorni e quindi sto venendo dal dentista. Allora, ma a 190 anni dall'accaduto, infatti, possono essere rivissuti più serenamente tutti quei fatti che hanno coinvolto la cittadinanza, sia in un modo positivo sia in un modo negativo. Oggi per la prima volta qui leggerò come un generale, il Franceschetti, scagiona in parte la città di Pizzo dal suo racconto originale pubblicato peraltro in francese nel 1818, quindi praticamente 3 anni dopo di noi. Allora, senza false prospettive politiche, religiose che si voglia, con maggior rispetto per le parti che vi entrarono in gioco in quel drammatico ottobre del 1815, senza dubbio il mese in cui c'è stata purtroppo questa fatale cattura, come scrisse il grande Alessandro Dumas, avvengono delle catastrofi, allude alla cattura e alla fucilazione di Murano, così inattesa, così risonante e così terribile che il nome di Pizzo diviene di colpo un nome europeo e adesso paese si eleva nel mezzo del secolo come uno di quei pilastri storici piantati dalla mano di Dio per l'eternità. Quindi praticamente è un giudizio che dà il grande romanziere francese su questa modestissima città di Pizzo, ma bellissima come dice lui, perché lui dà peste e corna contro Pizzo quando è venuto il Dumas, però da un lato ha detto che la bellezza simile l'ha visto solo a Taormina e a Capri, che era la sua, diciamo, la sua meta preferita. Ma brevemente, dato che qui il tempo stringe, possiamo fare anche un altro discorso, in un altro coso più con documenti inediti che io ho, però per adesso voglio presentare solo questo. Ma brevemente ripercorriamo quando fu sequestrata Murano in quel tragico 8 ottobre 1812. Allora, dalle ore 10 alle ore 11:45, come sapete voi, 9, 10, 11:45, chi dice 10, chi dice 11, chi dice 10, insomma praticamente l'ora di messa, e qui a Pizzo si è svolto questo dramma. Allora andiamo, il primo incontro. Il primo incontro è stato fatto, come sapete tutti voi, in piazza. Murano praticamente in piazza non ha ricevuto grandi offese, ma in piazza è stato un po', voi sapete che la piazza subito è diventata deserta perché hanno visto che la situazione prendeva una brutta piega. Quindi nessun gioiello può essere sparito dalle tasche di Murano in piazza, anche perché loro erano 31, erano armati pure, quindi o erano corsi. Attenzione, un interrogativo, perché vedo a gente che va parlando, ma la domanda che gli fanno, ma perché erano tutti corsi? Nessuno sapeva rispondere perché erano corsi. Questo reggimento, scrivete, per la prima volta
arrivava con Murat perché era stato ben 4 anni a Napoli, era il reggimento dei corsi che aveva voluto Murat per poter addestrare i napoletani che non sapevano niente di guerra, cioè perché i Borboni si servivano degli svizzeri, quindi i poveri napoletani, lo stesso che noi prendiamo un contadino dalla Calabria anche oggi e lo mandiamo in Iraq, quello che deve fare in Iraq, allora era la stessa cosa, quindi i corsi, Franceschetti e compagni, erano proprio un reggimento scelto, per questo perché qua sono arrivati a Pizzo, sono partiti dalla Corsica 250 corsi e quindi praticamente al primo parapiglia, no, pensiamo noi che non gli è potuto essere stato sottratto nessun gioiello. Andiamo al secondo incontro. Nella località Parrera, pietraia, era piena di pietra allora lì sopra, la plebaglia, assoldata dal 30 capilli, comincia a circondare Milano. Qui avvengono dei parapiglia e vengono pure pistolettati, ci sono stati feriti, quindi c'è la possibilità che Murat abbia potuto perdere qualche gioiello e quindi qualcuno lo avrà trovato. Adesso andiamo al terzo inconveniente. Murat col suo seguito, voi come sapete Murat ha detto è inutile che cominciamo a sparare contro la folla, qui andiamoci perché le barche ci aspettano. Dal burrone dei morti Murat si porta alla marina. Però la marina rimane circondata, ci va e si vede un muro davanti, era il muro della famiglia Melecrinis. E allora dice, cosa fai? Melecrinis di Pizzo avevano comprato un vasto terreno del convento di Sant'Agostino, che era stato soppresso 20 anni prima. E allora praticamente anche la chiesa era dei Melecrinis, che poi è passata chiesa di San Ferdinando, queste cose qua. E allora praticamente che è successo? È successo che Murat ha detto scavalchiamo, non possiamo tornare indietro perché rimarremo prigionieri. Allora in questo viottolo hanno trovato questo muro, scavalcano e arrivano alla marina. Quindi può darsi che in questo diciamo putiferio abbiano perduto qualche altro brillante, diciamo, qualcuno è saltato, anche perché la coccarda aveva 22 brillanti Murat pure nella coccarda. Siamo capiti. 18 o 22 perché c'è un... No, 22 perché 22. Diciamo, i riscontri ufficiali sono 22, però so poi tra il nunziante e il 30 capillo arrivò un parapiglia e il nunziante lo stava diciamo denunciando di ladroneggio perché dice no, Murat in cella dice che erano 22, tu dici che erano 18, insomma poi queste sono altre cose che meglio non... C'è stato un ammanco. Quindi praticamente... Questo diciamo, quindi saltando la staccionata può darsi che qualche brillante o qualche opposto diciamo, sia saltato. Andiamo all'ultimo drammatico incontro. Alle ore 12 circa, alla Marina di Pizzo, c'è stato un morto, quindi c'è stato un parapiglia generale con sparatorie, c'è stato il capitano Pasquale Pernice che forse il Franceschetti per renderlo eroico dice che si posò davanti a Murat per salvarlo da una pallottola. Questa pallottola è stata sparata da un prete, un certo Citanna, cioè, quindi praticamente il capitano Pernice è stato ammazzato da un prete. Anche adesso il Franceschetti, quindi con un'altra fonte storica che non c'entra niente con questa, con quella del Mazdea, anche diciamo il Franceschetti parla di due preti che erano proprio, diciamo, nei loro riguardi sono stati poco gentili. E allora praticamente qui ci succede di tutto. Voi sapete che è qui praticamente c'è diciamo, il salvataggio della dignità del popolo pizzitano, lo dice lo stesso Franceschetti, perché metà popolazione, aizzata da 30 capilli, diciamo, voleva proseguire il linciaggio. L'altra metà ha salvato Murat e tutta la truppa dal linciaggio, dicendo qualcuno, vedete che sono feriti qua là. Tra questi dobbiamo annoverare, lo sapete voi, Pasquale Greco, poi un altro, diciamo, Sardanelli, ci sono tanti nomi che l'arcipete Greco sapeva bene in un diario che io lessi e che consegnò a Francesco. Purtroppo Francesco questo diario, che era una cosa meravigliosa, Francesco quando era alunno mio, io sono andato proprio a parlare con l'arciprete, purtroppo è stato trafugato, gli è stato rubato tutta la mobilia e anche questo benedetto diario, perché non si è fatto nemmeno le fotocopie. E allora questo trapasso di verità storiche o questa consegna ai futuristi o al futuro di questa cosa, purtroppo non abbiamo intubato, io lo rimbrollo sempre il povero Francesco.
e quindi non abbiamo, però per fortuna io ho preso degli sprazzi per vedere, diciamo, i nomi di quelli. Voi sapete che l'arcipete greco era del 70 e quindi parlava col nonno ogni minuto, quindi era come se avesse partecipato lui stesso, una persona intelligente come era, come se avesse partecipato lui stesso alla cattura, insomma. Quindi praticamente per fortuna abbiamo questa piccola intervista che ci ha dato questo qua. Comunque, allora, anni dopo, 4 anni dopo, il generale Franceschetti, catturato a Pisa assieme al suo re, tanto che patì 31 giorni di prigione in questo castello e arresto nella fortezza di Vendotene, poi è stato graziato da Ferdinando. Quando Ferdinando ha detto ormai quello che volevo ammazzare l'ho ammazzato, allora li ha graziati dopo 4-5 mesi. Allora scrivi, quindi questo è uno dei catturati. Una volta catturati, nel mentre ci conducevano alle carceri, due preti con truce figura si avvicinarono esclamando: non eravate abbastanza sazi di sangue e di stragi? Forse loro si intendevano alle fucilazioni che sono state che venivano di giorno in giorno a Vibo Valentia dal generale Manè, il brigantaggio, il famoso brigantaggio. Quindi avevate bisogno ancora di, prosegue, avete bisogno ancora di innalzare forche e patibole per istraziarci? Se Sua Maestà, sempre il Franceschetti, se Sua Maestà fosse stato ben informata dello spirito che animava la maggior parte delle popolazioni marittime del Regno di Napoli, non avrebbe mai organizzato questa spedizione. Andiamo ai gioielli che mi rapportava con sé. Un'inedita strada ci porta a dire per la prima volta in questo dramma che la spedizione armata costò a Murat 200.000 franchi, per paga di un franco al giorno ogni militare prendeva un franco al giorno. Praticamente poi aveva, in uno scrigno aveva gioie e diamanti, Murat. Voi sapete che il tesoro di guerra ognuno l'aveva. Anche adesso tutte le guerre costano, anche adesso, non è che parliamo di allora, anche adesso se vogliamo andare in Iraq la guerra costa, e anche allora costò, allora Murat lo sapeva benissimo. E allora